Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Snake72 e bentornati e bentornati sul Games Channel. Zoom, maledetti. Partenza a razzo questo video. Fa molto caldo oggi. Comunque finalmente un video di cronache mitologiche. Mi trovo fuori casa, un po' distante da casa. E diciamo che sto andando in giro insieme alla collega alla ricerca di luoghi. A me sembra una ricerca anche nella mia vita privata, lavoro, passioni. È la ricerca di luoghi interessanti, storici da visitare. Perché è una delle cose che faccio, andare in giro per le zone di Abruzzo e Marche per fare poi conferenze, per organizzare conferenze all'interno di castelli, di luoghi un po' antichi dove valorizzare, diciamo, il territorio, un po' quello che fa Sgarbi, no? Però vabbè, quello parla d'arte, io faccio tutt'altro. Comunque sia, adesso mi trovo in una zona vicino nei pressi di Acqua Santa e quello che dovrò fare è andare ancora più all'interno e vedere se riesco a trovare qualcosa di bello da vedere, da mostrarvi, e poi ci facciamo una bella chiacchierata anche per quanto riguarda comunque questa serie. Forse questo sarà l'ultimo video di Cronache Mitologiche 2, poi vi spiegherò. E adesso occhiaie da sole, cosa che non metto da penso da un anno e mezzo, due, da quando ho perso un po' la vista, perché semplicemente c'è molto sole oggi e mi dà fastidio agli occhi e quindi preferisco avere niente, le lenti scure. Ok ragazzi, scusatemi, organizzazione filini, ovvero un disastro. Organizzazione filini significa, avete mai visto Fantozzi? Filini è un disastro, pessimo a organizzare. Ecco, io sono come lui per quanto riguarda i video. A fra un po', non farò il video mentre guido, tranquilli, ciao. Ed eccoci qua, abbiamo trovato il posto, si tratta di un monastero. Ora non mi trovo più lì, non ci troviamo più lì, ci troviamo in tutt'altra parte. Farvi capire, prima ci troviamo giù in fondo, ecco, in quella zona giù, adesso in tutt'altra parte delle Marche, della regione. E oh, quella zona lì mi piace anche. Poi vado, andiamo là, va. Poi convinco la collega ad andare anche lì. Allora, il posto l'ho scoperto io, innanzitutto. Non è stata Martina, questa cosa la pagherò cara. Aver precisato questo punto mi costerà davvero caro. No, a parte gli scherzi, la collega è molto molto brava, sa davvero tantissime cose riguardanti la storia della regione Marche Abruzzo, entrambe. Anzi, lei potrebbe fare tutto da sola, quindi apprezzo tantissimo il fatto che abbia chiesto il mio aiuto. Però davvero, può davvero gestire tutto lei. Allora, perché non ho registrato direttamente da là? Adesso innanzitutto farò apparire frammenti di video, quello che ho registrato al volo da quelle zone, perché innanzitutto non potevo fare questo video qua, stavo lavorando e quindi ho evitato, non era il caso. Però poi siamo andati nella parte più alta, dove c'erano quattro case in croce, c'era un cane, un pastore abruzzese bellissimo, anzi bellissima, e scusate, cioè ci sono persone. Mi sono spostato di qualche metro e un altro cane piccolino, un volpino e due gatti. Eravamo in sei in pratica, quattro animali e noi due. E niente, lei si vergogna tantissimo ad apparire nei video e quindi ho lasciato perdere. Ho evitato anche in quel caso, e in più quella era sicuramente, era evidente più che altro, è stata una zona soggetta al terremoto dell'anno scorso e quindi mi sembrava brutto registrare in un luogo del genere, insomma. Quindi poi ci siamo andati, abbiamo visto un po' la zona dall'alto, bellissimo panorama, si vedeva anche un castello, Castel di Luco, molto bello. Vabbè, comunque, allora, adesso, forse me ne vado là, possiamo anche chiacchierare da quel punto, e anzi, facciamo così, mi provo a spostare, andiamo direttamente là e vi dico quello che vi devo dire. Allora, abbiamo raggiunto la chiesa, soltanto che evidentemente ho una forza nell'universo che mi detesta, cioè ogni qualvolta io ho tra le mani una videocamera, state certi che la chiesa è chiusa.
Tranquillo, sempre, sempre. È successo anche, tra l'altro, una volta in un video che registrai con voi, quando ero ad Ascoli e volevo entrare nel monastero. Era chiuso, uguale adesso. Ora, quel monastero era chiuso e non ho mai capito il motivo, visto che comunque è perennemente aperto. Qui invece il motivo c'è, insomma, è una chiesa disastrata. Perlomeno, come potete vedere, in questa zona manca proprio il tetto. È sfondato. Ma nella parte centrale, sicuramente per motivi di sicurezza non fanno accedere i curiosi come me e neanche i fedeli. Sicuramente per questo motivo, oppure semplicemente non è il giorno adatto. Però vedendo quello che c'è qui attorno, che è uno schifo, davvero uno schifo, penso proprio che sia una chiesa al momento abbandonata. Quindi non esistono custodi, non esiste nessuno che la mettano a posto, insomma. Allora, a cosa voglio rispondere nel frattempo? Comunque la chiesa di San Francesco d'Assisi, è una bella coincidenza perché con il discorso che prenderò forse riuscirò a mettercelo dentro e magari a renderlo coerente, però vabbè, è un po' forzato. Comunque, voglio rispondere al post di Andrew. Lui, nell'ultimissimo video, Tess Lore, quando ho parlato delle interpretazioni che abbiamo dato in passato al mondo, alla realtà, insomma, lui si è focalizzato sull'esempio che ho fatto. Si è focalizzato sull'esempio del sole invitto. Bravo Gaetano. Allora, di cosa parliamo? Noi in antichità, ma ancora oggi, noi interpretiamo ciò che vediamo, sempre, costantemente. Però, diciamo, quando vediamo qualcosa che non riusciamo a spiegare, davamo delle metafore, facevamo delle interpretazioni personali e io in pratica non ho fatto altro che riportarvi il processo del sole invitto che avviene durante il solstizio d'inverno. Allora, tra il 21 e il 22 dicembre il sole raggiunge la parte più bassa del suo percorso, ci rimane per 3 giorni, il terzo giorno poi risale. Ora, gli antichi pagani ci vedevano la morte del sole, nel primo passaggio la morte, il fermarsi del sole per 3 giorni, il terzo giorno la sua risalita, la sua rinascita, resurrezione, la sua ascesa al cielo. Ora, questo è un dato di fatto, questo proprio è storia, cioè non è una battuta che ho voluto fare per farti innervosire, per far innervosire i credenti, no, non vedetela sempre male. Ok, ragazzi, scusate, mi sono completamente spostato da dove mi trovavo prima. È arrivata una signora a filmarmi con il suo telefono da lontano e ho evitato, me ne sono andato via. Molto bene, non si fidava di vedere una persona lì con una videocamera davanti a una chiesa, a questo punto presumo totalmente abbandonata, e ho evitato anche di dare spiegazioni perché cosa gli avrei dovuto dire. Sto facendo un video per YouTube, non l'avrei di certo tranquillizzata, visto tutti i video che si trovano di persone che vanno in giro a sfasciare robe in posti abbandonati. Ho evitato tranquillamente. Allora, riprendiamo il discorso di prima. Allora, mi rivolgo a te, Andrew, quindi. Parliamo del 25 dicembre e della sua evoluzione. Gli antichi pagani quindi celebravano questo, ok? Poi fu Elio Gabalo, un imperatore, a importarla da noi, direttamente dalla Siria. Dopo Elio Gabalo, l'imperatore Aureliano instaurò il culto e poi ne consacrò anche il tempio. Cioè si festeggiava il Natale del Sole all'interno di questo tempio, ok? Il 25 dicembre. Dopo questo, dopo qualche anno, siamo intorno al 350 d.C., non 1300, 350 d.C., fu Papa Giulio I a stabilire il 25 dicembre come data di nascita di Gesù e a collegare Gesù con il Sole. Cioè questo collegamento l'ha fatto lui. Ma diciamo gli uomini della Chiesa, i credenti anche in generale. E da dove si può capire questo collegamento tra Gesù e il Sole? Prendiamo ad esempio il termine Sunday inglese, Sunday. Ecco, il giorno del Signore, cioè il Sunday è il giorno del Signore, come ai tempi di Costantino, fu proprio lui a stabilire con il Deus. Con il Deus Solis, adesso Dio mio, il mio latino fa schifo. Cioè, il Sunday deriva proprio da questo termine stabilito da Costantino, che era il giorno del riposo del Signore.
Quindi anche nelle definizioni c'è sempre di mezzo il sole e ha a che vedere con il Signore, con Gesù, con Dio. È l'evoluzione del 25 dicembre. Ora noi non... Non voglio con questo dire che Gesù è tutta finzione. No. Non conoscere l'esatta data di nascita di Gesù non è che dovrebbe in qualche modo intaccare la fede del credente. Non è assolutamente necessario arrivare a tutto questo. Anzi, non è proprio il mio scopo, sia chiaro. Io sono uno di quelli che pensa che sia esistito. Per me c'è stata una figura importante o più figure importanti che hanno ispirato quegli uomini a scrivere quei testi, ok? Io non credo nella parte divina di Gesù. Comunque questa è soltanto una mia opinione, quest'ultima perlomeno, è soltanto un mio punto di vista. Il resto invece è storia. Ok, le campane hanno smesso di suonare. Per quanto riguarda l'anno zero, questa è l'ultima cosa, per quanto riguarda l'anno zero, anche lì non abbiamo certezze. Molto probabilmente, sembra ammesso, faccio per ipotesi, che Gesù sia esistito, molto probabilmente lui è nato 4-6 anni prima dell'anno zero, quindi non 2018 anni fa, ma intorno a 2022-2024 anni fa. Perché si arriva a questa data? L'anno zero no sicuro, no sicuro, non riportano le cose con i Vangeli, non riportano le cose con i pochi documenti storici che parlano di Gesù, perché si fa riferimento al re Erode e quindi non si può andare oltre quegli anni che vi ho detto, 4-6 secolo avanti Cristo. Ora non posso specificare, sta per finire la batteria, non posso specificare le cose che sono successe, che sono descritte, però leggete i Vangeli e capirete. Quindi anche quello è sbagliato, anche quella cosa lì, o perlomeno si interpreta molto male date. Detto questo, adesso concluderò il tutto con una risposta che farò a un altro ragazzo, perché nel frattempo quando ero in macchina mi è arrivato un messaggio ancora di Simone Simoni che mi sta provocando e voglio finalmente dargli una risposta. Lo faccio però direttamente a casa. A dopo. Eccoci qua, sono tornato a casa finalmente. Dico subito che domani riuscirò molto probabilmente a giocare a Skyrim, quindi non tarderà a arrivare il video. Allora, una cosa che mi sono dimenticato di dire, di menzionare, perché adesso ho riascoltato tutto quello che ho detto, a parte il video è estremamente confusionario, troppi tagli, mamma mia. È anche per questo motivo che spesso non faccio video all'esterno, perché capitano di continuo queste situazioni. Di continuo, davvero. È incredibile, quindi non è facile, non è facile. In auto sarebbe molto meglio, però non voglio davvero dare quel brutto esempio di parlare e registrare in auto, basta. Allora, io ho citato San Francesco, no? Perché è il nome della chiesa, quello che appariva lì fuori, la chiesa di San Francesco. In che modo l'avrei connesso con tutto il discorso? San Francesco è quello che ha importato da noi il presepe, perlomeno la rappresentazione, è stato lui a rappresentare il presepe in quel modo, e la ripresa dalla cultura egizia, dall'iniziazione egizia, ne abbiamo parlato diverse volte. Ora, anche lì si può fare dei ragionamenti semplici. Il presepe rappresenta la nascita di Gesù. Questo, quello che avviene, cioè quello che viene rappresentato nel presepe, cozza tremendamente con la data, il 25 dicembre. Le pecore al pascolo, tutto quel verde, non riporta niente. Non può essere mai il 25 dicembre, ok? Anche dal punto di vista della rappresentazione del presepe. Ora, a parte che il presepe proprio è una rappresentazione totalmente estranea a quella vicenda lì, però uno che ci crede dovrebbe anche vedere queste cose qua, secondo me dovrebbe riflettere. Uno vede la rappresentazione per quanto sia bella, a me piace tantissimo vedere i presepi, sono proprio belli. Io qui da noi ci sono i frati qui che fanno i presepi ogni anno e sono stupendi, meravigliosi, vado sempre a vederli, cioè sempre, oddio, quando mi capita ci vado perché sono belli da vedere, fantastici. Però come fa il 25 dicembre a accadere quelle cose là, in quel territorio lì? A parte che molte cose non riportano, per esempio la famosa stella cometa. Ci sono stati fatti degli studi, sono andati a ritroso nel tempo per vedere quale fenomeno astronomico è accaduto in quel periodo là, e non ci sono state meteore, robe del genere. Si è parlato della cometa di Halley, queste cose qua, però
molto probabilmente non c'era niente. L'unica cosa evidente nel cielo in quel periodo moltissimo era Giove. Giove era estremamente luminoso e grande in quel periodo lì, quindi forse. E anche comunque la rappresentazione della grotta. Ma Gesù, Giuseppe più che altro era benestante, non era affatto povero. C'è molta questa idea di povertà nel cattolicesimo, ma basta ripetere, leggere la Bibbia per... In realtà è tutto il contrario. Anzi, Gesù, secondo me, stava bene economicamente parlando. Giuseppe aveva un'ottima attività. Non era un falegname così da quattro soldi. Stava messo bene. Quindi tutta la rappresentazione è sbagliata del presepe. Però facciamo finta che sia vera. Ecco, allora non riporterebbe anche lì il 25 dicembre. Ok? Questo chiudo il capitolo definitivamente di San Francesco, 25 dicembre, rito pagano. Ora, invece, per quanto riguarda il futuro di questa serie, perché ci sono ancora due questioni, questa cosa qui e quella rende a Simone, il ragazzo che mi ha scritto pochi minuti fa. Allora, il futuro di questa serie. Io vorrei concludere qui la seconda serie di Cronache Mitologiche e iniziare la terza. In che modo? Iniziando a giocare a God of War, il nuovo capitolo di God of War, la saga su PlayStation. Nuovo capitolo che uscirà il 20 aprile, quindi fra 10 giorni, adesso, per voi 9 giorni, perché uscirà domani questo video. E vorrei tanto, perlomeno, farò due video prova e poi si vedrà. Perché non sono sicuro di me, non mi fido di me, non mi fido dei tempi di caricamento, queste cose qua, dei video, sono lentissimo, il tempo lo vedete, no? Non mi fido affatto. E God of War io lo giocherei di brutto da solo. Da solo è molto più semplice, perché mi metto lì, gioco mezz'ora, un'ora e mezza, quello che è, ma senza montaggio e niente, quindi risparmio davvero tanto tempo. In quel modo giocherei tantissimo di brutto davvero ai videogames. Invece per quanto riguarda fare montaggio e tutto, mi porta via la maggior parte del tempo disponibile, ok? Aereo. Ok, se n'è andato. Era un elicottero. Passava tipo a 10 metri da casa, perché era una cosa, un frastuono incredibile. E comunque è tutto molto più semplice giocare a parte da soli anziché con voi, con YouTube, perché poi devi comunque intrattenere, devi parlare, e quando sei stanco non è facile fare questo. Però mi piacerebbe davvero tanto, perché God of War si presta molto con questa serie. Il problema di God of War, di questo nuovo capitolo, è per l'appunto è un nuovo capitolo. E questo è un problema, perché questa serie si basa non sul gioco, ma si basa su quello che dico. Giocare a un gioco nuovo, fare quindi una blind run di un gioco sconosciuto, porta tutto in secondo piano quello che ho da dire. Perlomeno io non riuscirò mai a parlare di robe e quindi essere l'assoluto protagonista. Sarà il gioco il protagonista. E in questo caso sarà il gioco a insegnarmi robe. In questo caso sul mito norreno. Io non so niente del mito norreno. Niente, pochissima roba, niente di niente. Quindi il gioco mi aiuterà a appassionarmi al mito. Sarebbe fantastico, perché sarebbe una cosa alla Skyrim. È il gioco che mi insegna. Certo, in Skyrim ci siete anche voi a insegnarmi. In questo caso ci siete anche voi, perché c'è gente come Ulf, Samuele, che sono straordinari. Sanno davvero tantissime robe sui miti nordici. E quindi loro sicuramente... A parte non è neanche detto, perché con God of War farei spoiler a loro. Certo, io andrei a rilento, quindi magari loro giocandoci forse ogni giorno andranno molto molto più avanti e quindi riusciranno anche a seguire la serie, non lo so. Fatto sta che mi piacerebbe, però rovinerei l'anima di questa serie. Quindi farò due video prova e poi si vedrà. Sarete anche voi magari a giudicare l'andamento. Chissà se riuscirò a fare delle analogie con altri miti. È molto probabile che rimarrò in silenzio a osservare il gioco, il mondo di gioco. E questo è il problema grosso. Comunque, ok, questo è tutto. Si vedrà. Si vedrà dal 20 aprile in poi. Poi usciranno uno o due video e gestiremo insieme la cosa, ok? Invece per quanto riguarda l'ultimissimo discorso che devo fare, e poi questo video si concluderà finalmente,
è un post di Simone Simone, in realtà ne ha fatti più di uno. Adesso mi ha, pochi minuti fa, mi ha scritto: perché non mi rispondi ancora dopo diversi post simili? A cosa fa riferimento? Fa riferimento ai post che sta lasciando ultimamente, dove lui asserisce che io sono una copia di Sabaku no Maiko. Sabaku no Maiko lo conoscete benissimo, è uno youtuber molto famoso, in gambissima, a me piace davvero molto, non riesco a seguirlo come vorrei, riesco a seguire soltanto le serie, la serie che fa quando escono i nuovi giochi, tipo quando fa l'anteprima, ultimamente ho visto quella di Monster Hunter, quando ho fatto quella di Uncharted, vidi tanto tempo fa, grazie ai vostri suggerimenti tra l'altro, vidi l'anima della scoperta 1, quella su Dark Souls 2, ma di questo poi ne ho parlato già diverse volte. Ma non riesco a seguirlo davvero come vorrei. Secondo me è davvero un ragazzo in gamba, in primis, e in più è molto bravo anche a giocare e a intrattenere. Non risponderò punto per punto alle tue provocazioni. Sono riportate sotto all'ultimo video, Test Lore, e anche nell'altro, adesso non ricordo. Comunque, negli ultimi due video, comunque, è intervenuto più volte. Non risponderò punto per punto, ci hanno già pensato altri a posto mio. Perché rispondere all'ovvietà? Perché perdere tempo in questo modo da parte mia? Non occorre, non occorre. In realtà adesso però ti sto rispondendo, quindi sono anche un po' incoerente. Non sto rispettando la mia posizione. Però questa risposta servirà a farti capire perché non ti ho risposto in passato e perché non lo farò in futuro. Ok? Allora, ti racconto questa. Quando noi siamo giovani, noi osserviamo il mondo e ci accorgiamo che il mondo non ci piace perché siamo molto diversi dal mondo e quindi vogliamo cambiarlo. Non è un caso infatti che i rivoluzionari spesso sono giovani. Loro si trovano totalmente in disaccordo con la realtà e quindi rivoluzione, rivoluzione, cambiamo le cose. Poi si cresce, si matura, si guarda il mondo continua a non piacere perché il mondo è sempre diverso da noi. Ma anziché cambiare il mondo, cambiamo noi stessi. È molto più semplice cambiare una persona anziché l'intera umanità, no? È ovvio. Ma poi c'è l'ultima fase, la terza, la fase della saggezza. Si guarda il mondo continua a non piacere, perché il mondo è sempre diverso da noi. E va bene così. Ti arriverà, capirai, capirai. Sicuramente questa è una frase un po' sbruffona, ok? Cioè mi sto auto elogiando, ma lo sto facendo apposta per farti capire che se tu continuerai a rapportarti così su internet, e poi magari di persona sei una persona straordinaria, ma se tu continuerai a rapportarti così, nessuno poi ti risponderà. Se i ragazzi lo hanno fatto, è perché la prima, diciamo che è una delle prime volte che intervieni. Ma poi non hanno più continuato a risponderti. Ci sarà un motivo, no? Ok? Il fatto che non ti abbia risposto è proprio per questo motivo qua. Perché? Perché? A che serve? A che serve fare così? Quindi, dai, la prossima volta fai un commento maturo, fai un commento saggio e io ti risponderò volentieri. Ciao a tutti, ragazzi, al prossimo video. Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Solo se è temperato da questo, dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. E sono un uomo ora, come te. No, noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. La responsabilità è molto più grande. Puoi ucciderne uno così grosso?